Siamo qui riuniti stasera perché tra una settimana si vota. Sono delle elezioni speciali perché siamo a 20 anni dalla Seconda Repubblica. E, cosa è successo in 20 anni in Italia? Questo è il PIL per capita dell'Italia rispetto alla media UE 15. Nel 1994 noi eravamo perfettamente in media con l'Unione Europea. 20 anni dopo siamo all'84% rispetto alla media europea. Se andiamo a vedere cosa è successo ai salari reali dei lavoratori dipendenti, vediamo che in Italia negli ultimi 20 anni abbiamo avuto calma piatta. Fatto 100 il salario reale nel 94, nel 2011 siamo arrivati a 103,8, un misero 4% in più, mentre il resto dell'Europa 15 ha aumentato del 20% il salario reale dei lavoratori dipendenti. E le elezioni del 94, tutto il tema della Seconda Repubblica, erano le elezioni post-Tangentopoli, no? E la corruzione era un tema importante nel nostro paese. E cosa è successo sul piano della corruzione negli ultimi 20 anni? Beh, questo è il ranking dell'Italia da un punto di vista della percezione della corruzione. Nel 94 eravamo al 33esimo posto e ora siamo al 72esimo. Non è andata molto bene neanche su questo piano. In termini di pressione fiscale, sì, si promette sempre ridurremo le tasse, non ridurremo le tasse. Beh, non è migliorata tanto la situazione neanche lì. Qua, tra il 94, questo picco qua è il picco dell'eurotassa, poi vediamo le tasse che dopo l'eurotassa che iniziano a scendere durante i governi di centro-sinistra, scendono ancora un po' durante i primi anni del governo Berlusconi, poi ripartono e poi ripartono ancora con il governo Monti. E proprio su questo inviterei Salvatore a raccontarci meglio cosa è successo negli ultimi 2 anni nel passaggio tra governo Berlusconi e governo Monti sul piano di pressione fiscale. Grazie.